educazione civica. Ragazzi, ci tocca anche questa, che è diritti universali dell'uomo e diritti e doveri nella nostra Costituzione, che se bisogna imparare a memoria. Mi do malata. Ragazzi, niente paura, ho la soluzione. Mia nonna, nonna, nonna Marta conosce e racconta bene quei fatti. Ma dai, andiamo a sentire. Però voglio pure i biscotti. Biscotti della nonna. Nonna, non c'era vita nel lago, eravamo lì per morire, e ancora oggi mi chiedo come ho potuto salvarmi. Se non ti attristassi troppo, ci piacerebbe sapere. Non preoccupatevi ragazzi, vi racconterò e faremo memoria insieme. Per prima cosa vorrei ricordare un uomo che nel lager mi è stato molto vicino. Era per tutti noi una specie di papà. Ci parlava di grandi italiani, quelli che hanno dato un nome e una patria a un popolo mortificato e disperso. Ci dava i pensieri e i versi di Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni e soprattutto Dante. Si chiamava Emilio Sarpa, era un regista e dopo la liberazione voleva fare un film. E i protagonisti saremmo stati noi stessi. Anzi, ho un'idea! Sarete voi, proprio voi, i protagonisti della storia. Dobbiamo recitare? Sì, gireremo un film e voi sarete i protagonisti. Sara, nella mia camera c'è una videocamera e anche un cavalletto. Prendi tutto e torna. Samira, vai con Sara. Vicino alla videocamera ci sono dei cartelli. Porta anche quelli. Cosa dobbiamo recitare? Matteo, in cucina vicino alla scatola di biscotti c'è un'altra scatola. Portamela per favore. Ecco, nonna. E questi sono i cartelli. Brave, adesso sistemate i cartelli. Nei biscotti, immaginate siano le taglie che indicano i nomi delle vie. Il nome dato a una via deve essere un simbolo di umanità, libertà e antirazzismo. Faremo una città ideale. Lungo queste vie ci incontreremo spesso e arriveremo insieme alla Costituzione. Tu, Sara, farai da cameraman. Girerai nel salotto riprendendo i vari racconti. Io sarò la vostra regista e vi dirò quando leggere. Il mio personaggio sarà Emilio Sarpa. Mettetevi intorno a me, faremo finta di essere nel lager. Ah, e c'era anche il cagnolino Straccio. Posso farlo io? Se ti fa piacere. Posso parlare anche a abbaiare? Tutto tranne mordere. Ecco la scatola, dentro ci sono dei foglietti. Saranno discorsi dei vostri personaggi. Li pescherete e leggerete vicino ai cartelli. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come brutti, ma seguire virtù e conoscenza. Ci sono molte storie di resistenza al fascismo e al nazismo che hanno riscattato l'onore d'Italia. E uomini che si sono battuti per questo. Matteotti, Gobetti, i fratelli Rosselli, Antonio Gramsci. E poi Croce, Sturzo, Turati, i 12 docenti universitari che rifiutarono di gridare fedeltà al regime e che furono destituiti. Il socialista Giacomo Matteotti sfidò in Parlamento il Benito Mussolini. Denunciò le violenze che avrebbero dovuto invalidare le elezioni. Poco dopo fu ammazzato dai sicari fascisti. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni identificate dalla violenza. Antonio Gramsci, il capo del Partito Comunista d'Italia, al suo processo il pubblico ministero disse: bisogna impedire a questo cervello di funzionare per 20 anni. E Sarpa ci raccontava di altri combattenti, come i fratelli Carlo e Nello Rostelli, pugnalati da sicari francesi
Su mandato del regime fascista italiano sta arrivando Carlo Rosselli. Un volontario italiano che vi parla dalla radio di Barcellona. Oggi una nuova tirannia, assai più feroce e umiliante dell'antica, ci opprime. Non è più lo straniero che ci domina, siamo noi che ci siamo lasciati mettere il piede sul collo da una minoranza faziosa. Anche un prete, Luigi Sturzo, è un deciso avversario del regime e nel 1919 chiama le masse cattoliche al pieno impegno politico. Per questo dovete fuggire all'estero. Io, Don Luigi Sturzo, mi rivolgo a tutti gli uomini liberi e forti che in questa grave ora sentono anche il dovere di cooperare ai fini superiori ed ideali di giustizia e di libertà. Emilio ci raccontava anche di liberali che erano nell'opposizione. Il gravissimo Piero Gobetti, amico di Gramsci, e poi i liberali Benedetto Croce, Luigi Einaudi, Luigi Albertini, che dopo l'assassinio di Matteotti passarono decisamente all'opposizione, e Giovanni Amendola, che morì per un'aggressione subita dagli squadristi fascisti. E ci sono anche le donne antifasciste. La sindacalista dai braccianti agricoli, Argentina Alzo Belli, Anna Curiso, la compagna di Filippo Turati. Finché durerà un così spietato sfruttamento della forza lavoro delle donne e dei fanciulli, la donna lavoratrice potrà diventare forse una buona macchina da lavoro, ma non potrà mai assurgere a dignità di donna e di cittadina. Gli alleati vinsero, sì, la guerra, ma ovunque si vedevano ancora distruzioni, miserie e sofferenze atroci. Un'immane tragedia che fu anche alla base della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata nel 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nessuna felicità per la guerra vinta! Sì, certo, la felicità c'è sempre nella vita e volontà di ripresa. In Italia, a Milano, subito dopo la liberazione del 25 aprile 1945, si ricostruisce il teatro lirico della Scala, distrutto dalle bombe. È l'11 maggio 1946. Toscanini, dopo 15 anni di esilio per essersi rifiutato nel 1931 di suonare l'inno fascista Giovinezza, dirige un concerto simbolo della rinascita civile e culturale del paese. Partecipano per la prima volta le donne. Fu eletta l'Assemblea Costituente e nasce, con un referendum popolare, la Repubblica Italiana. Io ero poco più di una ragazzetta, ma seguivo dalla balconata i lavori dell'Assemblea. Non che capissi molto di quei dibattiti elevati, ma ero affascinata dallo spirito che li animava. Quando all'improvviso mi sembrò di vedere quei sommersi di cui ci aveva parlato Emilio Sarpa dialogare con i salvati e con i costituenti in vita, e mi sembrò anche di rivedere nella balconata il mio amico regista insieme ai compagni deportati e morti. Quindi stavolta faremo i salvati? Tutti e due, i sommersi e i salvati. Prendete ognuno un foglietto dalla scatola, le vie le sapete già. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo.
che la esercita nella forme, nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. Lo straniero, al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bandi verticali di uguale dimensione. E così, il 22 dicembre 1947, viene approvata la Costituzione a larghissima maggioranza ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. Ma quali sono oggi, secondo voi, i problemi più importanti? La povertà e l'ignoranza, l'emigrazione per la fame, per le violenze, per la guerra, il razzismo, le guerre di religione, il rispetto dei diritti universali, la pace, la convivenza tra i popoli e le nazioni, la tutela della salute, dell'ambiente e della natura. L'articolo 41 e l'articolo 9 sono stati integrati. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Finalmente si parla anche di noi. Sì, nonna, saremo anche noi come delle piante di inciampo, contro l'odio e le discriminazioni. Grazie ragazzi, ora mi sento più tranquilla. Il futuro è veramente nelle vostre mani. Eppure biscotti! Biscotti! Fratelli! E tante cose. È un libro molto particolare che guarda soprattutto ai ragazzi alla forma delle graphic novel,
è un fumetto, se vogliamo, sotto alcuni punti di vista, è un'antologia ricca di brani e di dotte citazioni che sicuramente aiuteranno gli studenti nell'approcciare il tema della Costituzione e della sua genesi, è un filmato, che avete modo di vedere, spero anche di apprezzare, ed è anche una realizzazione teatrale, cioè veste, ha una sua veste, diciamo, drammatica, particolarmente coinvolgente, che è stata fatta, voluta e pensata per essere realizzata e messa in scena nelle scuole, dalle scuole e per le scuole. E proprio perché siamo in una scuola, siamo qui a parlarne, ci ospita per questa prima realizzazione affidata agli studenti della quinta elementare addirittura, che con straordinaria vivacità e aderenza al testo hanno partecipato, ci ospita, dicevo, l'Istituto Santivo di Roma e Fratellino, che è l'animatore, il pedagogista e, come dire, l'anima di questa istituzione, ci ha aiutato non poco in questa realizzazione. E quindi volevo sapere da lui com'è stata questa esperienza. Dunque, l'esperienza è stata molto bella e anche più facile di quanto prevedevamo, nel senso che noi abbiamo la Costituzione, il racconto, gli articoli nei nostri libri, specialmente di geografia, ma anche di educazione civica, però viverla in questo modo qui è stata tutta un'altra cosa. Abbiamo sentito parlare, i bambini hanno sentito parlare di guerra, di fascismo, di liberazione, di, anche di lager, eccetera. Però poi qui l'hanno toccata un po' con mano, soprattutto anche se gli articoli sono piuttosto difficili, concetti abbastanza alti, però l'hanno toccato con mano. E la cosa forse più bella è stata questa, cioè quella di trasporre queste idee così alte e così difficili in gesti anche quotidiani, cioè l'inclusione, la tolleranza, la fraternità, il rispetto verso gli altri, la libertà di espressione, la partecipazione, e soprattutto anche la ricerca della pace. Adesso in questi giorni sono stati particolarmente sensibili a questo tema, quindi loro hanno vissuto bene, è stato per loro qualcosa tra il gioco e la riflessione e l'apprendimento, per cui sicuramente se ne ricorderanno. Come era peraltro nelle nostre speranze e nei nostri voti, cioè unire la dimensione ludica a quella formativa, e devo dire che i ragazzi di Fratellino hanno risposto in maniera assolutamente straordinaria. Chi non l'ha visto lo vedrà, e chi l'ha visto sa di che cosa sto parlando. Chiedo adesso un contributo, una riflessione all'autore del racconto della Costituzione, che l'ha pensato per i ragazzi, però forse un pochino più grandicelli. Che effetto fa vederlo poi realizzato da bambini, poco più che bambini, insomma, di 10 anni? Beh, intanto vorrei ricordare che il titolo completo del racconto è Il racconto della Costituzione nei suoi presupposti storici e ideali, e questo pone il problema dell'autore, cioè come nascono le idee. La cosa è una domanda molto, molto importante, e su questo dico, ci sono scienziati, studiosi, poeti e drammaturghi che studiano come nascono le idee. E nascono dalla storia personale, dalle conoscenze fatte, dagli insegnamenti molto, da molto giovani, sensazioni che magari ci dimentichiamo, che poi invece affrontando un problema ritornano alla mente. Come nascono le idee? E questa è nata. Adesso c'è anche una storia, io nella mia introduzione al libro racconto alcuni presupposti di questa idea come è nata. Ma una volta poi che l'opera è compiuta, una volta che è stata scritta, tra l'altro prima di arrivare al compimento l'autore naturalmente si confronta con altre persone, con gli amici innanzitutto, con Alberto, poi sono anche altre persone, poi l'idea è stata socializzata all'amico Vittorio Paoncello, che appunto poi ne ha fatto la sua versione teatrale. E una volta compiuta l'opera, che diventa? Non diventa più di proprietà dell'autore, diventa di proprietà, assume quasi un valore oggettivo di per sé, e diventa patrimonio di tutti, patrimonio di chi la apprezza, di chi la legge, di chi la recita. E sono linguaggi diversi. Qual è la bellezza della recita, appunto, dell'avvenimento che abbiamo vissuto in questo momento, oltre alla soddisfazione personale, ovviamente, di chi ha avuto l'idea iniziale e del regista che ne ha fatto una versione, un adattamento teatrale, e che appunto, come dicevo, l'opera assume un valore oggettivo, diventa di proprietà di chi la legge, da chi la partecipa, di chi ci riflette sopra e soprattutto della recita, perché questa è la bellezza, lo diceva adesso Fratellino, recitare delle parti significa farle proprie. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più bello e più importante di per sé, anche per l'autore iniziale, appunto, che ci ha concepito l'idea. Allora,
In veste di autore, Pino Amari è partito dalla domanda solo apparentemente retorica, in realtà sostanziale, cioè come nascono le idee. Si potrebbe rispondere che le idee nascono anche e soprattutto dalla passione civile, e questo è un lavoro che insomma è permeato di passione civile, quella degli autori, quella dei giovani interpreti, quella dei grandi padri costituenti che sono poi alle spalle dei testi meravigliosi che abbiamo letto e che abbiamo tentato di far interpretare. Ma dietro tutto questo c'è la dimensione teatrale, la dimensione drammatica. La cosa funziona nella misura in cui impatta su un pubblico e questo pubblico è anche interprete poi del lavoro. E rivive appunto questi valori, queste storie. Unendo divertimento a dimensione formativa e a spazio drammatico. E dietro tutto questo c'è un lavoro di ripensamento del testo, di ristrutturazione di scrittura e di regia. E quindi la parola chi è l'artefice di tutto questo, cioè Vittorio Pomoncelli. Certo, grazie, io ringrazio sia Giuseppe per il testo, Alberto per l'organizzazione, ma ringrazio per quello che riguarda oggi la realizzazione del testo da parte della quinta elementare dell'Istituto Santivo, ringrazio Fratellino. E poi dico perché lo ringrazio anche, perché la collaborazione è stata molto molto stretta e io spesso mi sono trovato con del lavoro già svolto, tipo ad esempio tutto quello che riguarda i cartelli, i disegni, che era un modo per far entrare questi bambini, perché poi alla fine dobbiamo considerarli bambini ancora, all'interno di un discorso che però ho sentito che era immediatamente vero da parte loro. Cioè la voglia di entrare a far parte della storia per loro è stato determinante, cioè hanno sicuramente sentito parlare dei lager, hanno sicuramente sentito parlare della Costituzione, di alcuni padri della Costituzione, ma l'idea di essere loro stessi dentro questa storia attraverso la dimensione teatrale è stata qualcosa che li ha esaltati e che ha esaltato anche me, perché poi ogni volta che venivo a provare mi trovavo di fronte dei ragazzi, bambini, che via dicendo, che non vedevano l'ora di iniziare a provare per poter essere sì nello spettacolo teatrale, sia nella ripresa, ma direi quasi voler essere all'interno delle storie che stavano raccontando e della storia che fa parte della nostra storia d'Italia. Ecco, questo è stato un elemento molto importante. Come diceva prima Alberto, diverse sceneggiature, perché loro, i bambini, pur decenni, 10 anni, hanno iniziato a capire il testo su quello che sarà il testo per le classi superiori. Abbiamo fatto poi degli adattamenti, anche in funzione al tempo di una prova, ma anche per permettere loro di essere perfettamente consapevoli di tutto ciò che avrebbero detto. Non ripetono a pappagallo, non ripetono. E direi che il risultato, ecco, è stato pienamente conseguito. Esatto. Io in conclusione direi soltanto una battuta. Se non avete visto la realizzazione scenica, la forma drammatica del racconto della Costituzione, vedetelo. Se l'avete visto e vi è piaciuto, fatelo vedere ad altri. Se vi è piaciuto ancora di più, stimolate altre scuole, altri ragazzi, altri gruppi a rappresentarlo. Se viceversa non vi è piaciuto per niente, cercate di migliorarlo, perché poi è un'opera aperta e ovviamente se ci sono dei limiti e dei difetti sono soltanto i nostri, non solo per la Costituzione. Però insomma ci piace sapere che questo è un cantiere, un lavoro aperto. Appartiene a chi la legge, lo apprezza e lo reinterpreta.